12esima edizione di Pietra, Legno e Ferro, un altro successo. Sì, come ogni anno, sempre meglio, seconda domenica di giugno tutti gli anni e 60, più di 60 espositori tra artigiani e artisti che lavorano pietra, che lavorano il legno, che lavorano il ferro, il rame, c'è veramente da lustrarsi gli occhi. Questa è una fiera di qualità perché ci sono artigiani veri e non cianfrusaglie. Sì, sì. Artigiani veri che invitiamo, selezioniamo attentamente da un anno all'altro. Poi funziona molto il passaparola perché gli artigiani stessi quando si rendono conto che sono in una realtà che è dedicata a loro, pensata per loro, dove ci sono solo loro, sono loro stessi che si fanno il passaparola e si propongono per venire a esporre qui a Vistrorio. E ogni anno il livello è sempre più alto. Un'esposizione, possiamo dire, non commerciale ma artistica. Sì, artisti e artigiani. Quindi ci sono proprio persone che vivono di questo lavoro, questo è il loro lavoro, degli artigiani e degli artisti che si dilettano nel tempo libero e veramente ci sono delle opere incredibili. Ma abbiamo da scalpellini, scuola d'intaglio, addirittura con le motoseghe, c'è veramente di tutto. Ed è bello venire a vedere loro che lavorano sul posto perché ogni artista vuole veramente far vedere che cosa significa lavorare i loro materiali e far vedere come nasce un'opera d'arte oppure semplicemente un oggetto della vita quotidiana, un bicchiere, un chiodo, qualunque cosa. Ecco, sono proprio loro che vogliono far vedere alla gente, alle persone che vengono a visitarli cosa significa lavorare il legno, lavorare la pietra, lavorare il ferro. Un fiore all'occhiello anche considerando che sono ben 12 anni nonostante l'impegno che viene organizzata. Sì, questo grazie alla Proloco e ai volontari che ci danno una mano nell'organizzazione e nella gestione di questo evento e questo ci rende orgogliosi perché si vede proprio il paese che risponde, un territorio che risponde e che veramente quando si lavora tutti insieme si riesce ad avere dei risultati veramente ottimi e credo che questa sia un buon esempio dei risultati che si possono ottenere lavorando tutti insieme. Come in ogni edizione una mostra estemporanea. Sì, un'estemporanea dedicata agli artisti che da un anno all'altro si propongono. Quest'anno abbiamo il vernissage di Bottega Scuola con la maestra artigiana Ornella Cretaz e che ha gli allievi Jessica Suque e Luca Gallè. Quindi quest'anno, inaugurazione sempre il sabato precedente, quindi il giorno prima della manifestazione, che sono i nostri artisti che una volta all'anno si danno il cambio tra di loro e hanno una mostra dedicata a loro. Anche qui qualità immensa da vedere e gustare veramente. Rises way up, she 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 rises way up,
She rocks.